Siamo là di Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, queste celebrazioni del 31 e del 1 gennaio, che cadono esattamente nell'ottava di Natale, la liturgia della Chiesa ci invita a volgere lo sguardo su due distinti oggetti di meditazione. Il primo è la festeggiata di questa ricorrenza, che è Maria Santissima, che appunto viene festeggiata in questa festa con il titolo più importante, più grande che lei ha, che è quello di Madre di Dio. E poi, nelle due distinte celebrazioni del 31 e dell'1, la nostra attenzione viene portata sull'importanza, primo, del rendere grazie al Signore, questa è una solenne celebrazione di ringraziamento, e secondo, di invocare la benedizione di Dio e il suo aiuto per l'anno che comincia. Voi capite che queste due ultime attività, chiamiamole così, spirituali, sono così importanti che se noi ci siamo confessati, se stiamo partecipando a questa celebrazione in grazia, sia oggi che domani, a chi pubblicamente canta il Te Deum o recita il Veni Creator, la Chiesa concede l'indulgenza plenaria. Una cosa grossa. Quando la Chiesa fa queste cose è perché ci fa capire che l'attività corrispondente è importante. C'è una preghiera liturgica molto bella nei testi ecologici che dice così: invoca la benedizione del Signore e invoca il nome del Signore perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Prima di fare una cosa si invoca la benedizione del Signore, al termine di ogni cosa che facciamo si ringrazia il Signore. Questo penso che il catechismo abbiamo imparato tutti, speriamo, che si fanno le preghiere la mattina quando ci si sveglia, appunto per invocare la benedizione di Dio sulla giornata che inizia, e la sera prima di andare a dormire per ringraziare il Signore per quello che ci ha donato e per chiedere perdono dei guai che abbiamo combinato. Così si fa la benedizione, si invoca la benedizione prima dei pasti e si ringrazia dopo i pasti. Così ci si prepara alla Santa Messa e alla Santa Comunione e si ringrazia dopo aver fatto la comunione. Dopo aver fatto la comunione non ci si fionda fuori della Chiesa come se ci fosse la graticola. Vedete? Il nostro Signore rimane con noi almeno 15 minuti e vuole essere da noi ringraziato, lodato, benedetto, vuole che noi ci tratteniamo con Lui in un colloquio di gratitudine, di amore, di ringraziamento. È un dono grande ricevuto Gesù nella Santissima Eucaristia. Quindi queste due dimensioni sono fondamentali. Ora, con ordine, la maternità divina di Maria è il secondo dogma mariano in ordine cronologico, e sancito come gli altri due, non invece il primo, almeno non a livello esplicito, da un concilio ecumenico, fu il concilio di Efeso nel 431 d.C. che definì come verità di fede il fatto che Maria Santissima deve essere chiamata Madre di Dio, come del resto la chiamiamo ogni volta che recitiamo l'Ave Maria. Noi le preghiere le recitiamo sempre un po', purtroppo abbiamo sempre questo pericolo per abitudine, ma nella seconda parte dell'Ave Maria noi diciamo Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è inutile, questa sera non è certamente il caso, sorse una contesa teologica gigantesca. Purtroppo un vescovo era eretico, ogni tanto c'è qualcuno che è storico di Costantinopoli, che negava il fatto che la Madonna si potesse e si dovesse chiamare Madre di Dio, con delle argomentazioni che non è quel caso di approfondire, ma abbastanza irrisorie. E invece il Concilio sancì espressamente questa cosa. E in che senso si può e si deve chiamare la Madonna Madre di Dio? Perché colui che è nato da lei non è un uomo come tutti gli altri. Gesù non è un uomo, punto. Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, cioè la Madonna è stato lo strumento attivo e cooperante, perché ha dovuto prestare il suo consenso ed è stata da Dio pensata, creata e preparata per questa missione. Ma quello che è avvenuto nel suo grembo è che il Verbo si è fatto carne, è sceso in lei, ha preso da lei la parte materiale, diciamo così, della natura umana, animata da un'anima razionale creata da Dio, e la unita alla sua persona divina.
Capito? Quindi l'umanità di Gesù sussiste solo in quanto legata alla sua persona divina, in modo tale che se quell'umanità non fosse legata indissolubilmente alla persona del Verbo eterno di Dio, non esisterebbe proprio. Capito? È una cosa grossa. Quindi la Madonna non è madre di Dio perché ha generato la natura divina, questo sarebbe assurdo, ma perché ha dato la natura umana nel suo grembo, scelta da sempre dal Signore per questo, al Figlio di Dio fatto uomo. Voi capite che per questo stesso fatto è immediatamente elevato con una dignità superiore a tutti gli angeli, a tutti i santi messi insieme, perché il rapporto che la Madonna ha con la divinità è unico, tanto grande. Tanti santi ne hanno cantato, come dire, stupefacenti dei lodi. Cioè, c'è una creatura umana che Dio la chiama mamma. Non so se avete mai visto, c'è stato un motivo iconografico molto, molto bello, molto tenero, ma anche molto significativo, no? Tutte quante le vergini del latte, non so se avete mai visto quelle icone, ce n'è una per esempio sulla grotta di Betlemme in Terra Santa, una Madonna con il seno scoperto che allatta il bambino Gesù. Quella sta allattando Dio fatto uomo, cioè è una cosa immensa, grossa, ecco, che è il fondamento di tutti quanti i titoli che poi la Madonna ha ricevuto nel corso della storia e della sua, ripeto, straordinaria grandezza. È l'amica di Dio per antonomasia, è la collaboratrice di Dio per antonomasia, è anche la conoscitrice di Dio per antonomasia, capite? Per quello che è successo lo conosce bene, perfettamente, solo una Madonna, solo lei conosce bene Gesù. Immaginate anche, questo si capisce dall'Arcangelo, solo dall'Arcangelo Gabriele, quale grado di purezza, di grazia e di perfezione avesse questa creatura per poter essere degna di assolvere una tale missione. L'Immacolata Concezione, che abbiamo celebrato l'8 dicembre, è funzionale alla maternità divina. Perché non soltanto che Gesù non vuole sentir parlare di peccato, ma nemmeno dell'ombra del peccato, nemmeno di quel peccato che inerisce alla natura umana incolpevolmente come quello originale. Allora voi ricordate, no? Per applicarlo a noi, Gesù nel Vangelo ha detto chiaramente: chiunque fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. Quindi tanto quanto noi ubbidiamo a Dio, tanto noi in un certo senso partecipiamo della maternità della Madonna. E contemplare questo mistero, io ho fatto un piccolo riferimento, ci dà anche la possibilità di comprendere come dobbiamo accostarci soprattutto alla Santa Comunione. Perché se voi pensate, nella Santa Comunione, non dico che il Verbo si fa carne, però accade qualche cosa di grosso. Cioè, noi facciamo questa cosa, anche questa, a volte per abitudine, abbiamo fatto la prima comunione, andiamo a messa, siamo abituati. Però quando noi riceviamo Gesù, non è uno scherzo, non stiamo mangiando una caramella. Quindi è Dio che entra dentro di te. Come era l'anima della Madonna quando il Verbo si è fatto carne? Punto interrogativo. E come è la tua anima che ricevi Gesù? Poi noi ci ricordiamo il catechismo, no? Perché durante la Santa Messa la prima cosa che si fa è l'atto penitenziale, che è sostituito dal gesto dell'asperges, si può sostituire nelle messe domenicali, ricordo il nostro battesimo, perché noi abbiamo bisogno di essere purificati. Perché prima della comunione c'è: agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Questa invocazione della Divina Misericordia. Perché dopo che il sacerdote innalza l'ostia si dice: o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma è soltanto una parola. Sono tutte piccole cose, piccole, grandi cose che ci fanno comprendere il grado, come dire, di purezza con cui dobbiamo accostarci alla Santa Comunione. E sono modi con cui la Chiesa ci ricorda che, guarda, che se anche ti sei confessato bene, ammesso che ti fossi confessato bene, perché se non sei in grazia di Dio non si può fare la comunione, ricorda che puoi fare tutte le confessioni che vuoi, ma sei comunque piccolo, indegno di ricevere una cosa tanto grande, perché nessuno di noi, cioè, per fare la comunione in maniera degna, ci vorrebbe la stessa purezza della Madonna. Questo noi non possiamo arrivarci, la Chiesa però ci invita sempre a farci piccoli e a prendere per quanto possibile coscienza della grandezza di questo mistero. Ora soltanto una parola sul ringraziamento. Ecco, il Te Deum che canteremo dopo la comunione è l'inno ufficiale, diciamo così, l'inno liturgico con cui la Chiesa
e come Chiesa, quindi come sposa di Cristo, esprime il suo grazie al Signore, viene proclamato nelle grandi circostanze oppure a livello liturgico, conclude l'ufficio delle letture in occasione delle domeniche e delle solennità. Il Veni Creato, che canteremo domani, apre i grandi ampi liturgici della Chiesa, apre il conclave, per esempio, come si legge il Papa, apre il concilio ecumenico, quindi sono inni antichissimi e radicati proprio nella struttura, nella profondità grande, insomma, della tradizione ecclesiale. Noi rendiamo grazie a Dio perché? Per tutto. Anche per le cose avverse, certamente. Anzi, chi è bravo nel senso buono, insomma, chi comincia a incamminarsi verso la santità, ringrazia Dio prima per le croci e poi per tutto il resto. Perché le croci, soprannaturalmente parlando, non sono disgrazie, come noi umanamente, in maniera anche comprensibile, le reputiamo, ma sono grazie particolari, d'accordo? I maestri di spirito dicono, ti arriva una croce, ringrazia Dio Padre che ti sta trattando come ha trattato suo figlio Gesù Cristo. Gesù Cristo ha avuto dal Padre come dono per la nostra salvezza la croce. Noi con la croce forse non sappiamo gli altri, ma sicuramente le cose che noi consideriamo avverse, da cui vorremmo essere esentati e risparmiati, se il Signore permette che accadano nella nostra esistenza, è sicuramente per il nostro maggior bene. Ed è proprio di uno spirito di fede entrare in questa dimensione. Ecco, quindi è un atto che si fa anzitutto nell'orizzonte della fede. Quindi se, a prescindere da come umanamente parlando è andato l'anno, se meglio, se peggio, se bene, se male, se è stato costellato di notizie liete o di notizie meno belle. Perché? Perché come diciamo ogni volta durante la Santa Messa, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di grandezza rendere grazie sempre in ogni luogo. Ringraziare, quindi esprimere la gratitudine. Io ricordo quante volte ce lo ripeteva fin da quando eravamo seminaristi il vescovo emerito di Latina, attualmente arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Petrocchi, ci diceva sempre a noi, ricordate ragazzi, che la forma più alta di preghiera è il ringraziamento. E ci insegnava che tre cose sono importanti imparare a dirle a Dio e anche agli uomini, in questo ordine gerarchico, concludo. Il primo è grazie, ti ringrazio. Il secondo è scusa, o ti chiedo perdono, questo anche è molto difficile da dire, e il terzo è ti voglio bene, ossia il ti amo in senso greco, voglio il tuo bene. Ecco, a Dio lo si dice incondizionatamente e lo si dice anche al prossimo. Pensiamo bene sempre nella nostra esistenza. Se una persona ci sta antipatica, se una persona non la possiamo sopportare, se la pensa diversamente da noi, quindi stiamo uno al polo nord e uno al polo sud, è evidente che la nostra simpatia non si inclinerà verso quella persona. Ma io non posso dirmi discepolo di Gesù se non voglio il bene di quella persona. Lo voglio veramente e per quanto posso lo cerco. Certo, non mi sentirò, ripeto, inclinato a andarci a prendere il caffè insieme, però almeno posso astenermi dal parlargli male dietro, astenermi dall'avere atteggiamenti conflittuali, belligeranti o provocatori nei suoi confronti. Almeno questo è già tanto. Noi abbiamo uno stile che è quello del Divino Agnello, e il ringraziare, il chiedere perdono e il volere sempre il bene, a prescindere dalla risposta che si ha e a prescindere da come è fatto l'altra persona e da quello che mi ha fatto, sono tre caratteristiche fondamentali del discepolo di Gesù. Io amo ripetere spesso queste cose perché è una delle cose che ha segnato parecchio la mia formazione come seminarista, che mi ha colpito tanto, mi ha insegnato tanto, e per quanto posso, come riesco, cerco di viverla, di metterla in pratica sia nei confronti del rapporto con il Signore che nei confronti del rapporto con il prossimo. Chiediamo alla Madonna e contempliamo nella sua unica vocazione di Madre di Dio di aiutarci ad essere degli discepoli di Gesù e di preparare il nostro cuore per compiere questo atto solenne, di ringraziare il Signore per tutto quello che il 2017 è stato, preparandoci a tutto ciò che il 2018 nel suo nome vorrà.
donarci. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre.